Ciao, come dicevo nel video di presentazione, questo canale è dedicato alla voce in senso lato. In questa prima intervista che vi propongo, in realtà in senso apparentemente molto lato, ma non così tanto. Ho voluto cominciare intervistando uno degli artisti bolognesi, ma secondo me italiani, che sicuramente più mi hanno influenzato e all'epoca quando lo conobbi, che più mi ha fatto capire che cosa volevo fare con la musica che avrei prodotto e qual era una tipologia di artista che appunto mi piaceva. Questa persona è Diego D'Agata. E girando per l'internet ho visto che non esisteva un'intervista completamente dedicata a lui, alla sua arte, a lui come persona. Per me Diego è sempre interessante da sentire parlare, raccontare, eccetera, quindi volevo appunto dedicargli un momento che rimanesse lì, che permettesse a chi non lo conosce di conoscerlo. Diego è fondatore degli Splatterpink e dei Testa de Porcu, due band incredibili, due formazioni incredibili. Andate a sentire la sua musica e vi lascio prevalentemente alle sue parole, a questa intervista che abbiamo fatto insieme. È stato un modo anche per rivederlo dopo tanti anni. E niente, è stato un piacere, penso che nel video questo traspaia in un qualche modo. Buon ascolto e buona visione. This is jazz, jazz. Lo sai, baby. Bella Diego, grandissimo, bella grande. Sono felicissimo di vederti oggi, è veramente da un po' di tempo che non ci vedevamo. Una baccata di tempo, vecchio. Tanto, sì. E ci conosciamo comunque dal 2000, insomma, 2001-2000. Sì, mi ricordo... 22 anni, eh sì. Perché quando registriamo, ci ha registrato anche Diego delle cose, 2003 comunque, pensa a te. Ah sì, quando lei Lusatella. Si chiamava? Lusatella Valve Studio. Valve Studio. Esatto. Faccio fatica, certe volte mi ricordo, cominciano a diventare un po' offuscati. Perché è tanto, ho dato dei miei 56 anni. Incastro. Il tempo è passato, aspetta che ho fatto un pelo più così. Ok. Allora, oggi avevo l'idea così di innanzitutto un po' intervistarti per fissare un po' Diego, perché ho un po' ravanato, ma di interviste tue ce ne sono pochissime in giro, proprio dove parli, sì, un po' ruota libera. Ma a dire la verità, guarda, a me le interviste non mi piacciono granché, cioè, qua lo faccio, cioè, una chiacchierata fra amici, però in generale queste robe qua, quando ti chiami in radio, tendo un po' a nicchiare, cioè non sono molto a mio agio. Sembrerà strano quando vai sul palco, fai canti, robe, però ecco, parlare in pubblico, ad esempio, senza un contesto musicale dietro, è una cosa che mi atterrisce. Ti fa paura? Un casino. Per questo fai musica? Probabile, sai. Forte pure, non fa parlare di altro. Esatto, non fa parlare, non devo parlare anch'io, cioè, quindi è perfetto così, no? E niente, non ci vediamo da un sacco. Una cosa che volevo dire all'inizio, un ricordo che mi è venuto in mente mentre venivo su oggi, è che il giorno che ci presentarono, non so, mi ricordo alla Vereda, ci siamo conosciuti una sera, in un tavolo alla Vereda, c'eri tu, Sepo, poi non mi ricordo chi c'era, ma Michele, un nostro amico in comune, e mi ricordo che proprio cioè, il viaggio era quello di conoscere stile Robert Plant, sai? No, perché? Esattamente, no, Robert Plant. Però è vero, nel senso che quei dischi, soprattutto Michele aveva Brodo de Falcio. Brodo de Falcio. Nutrimi. Sì, cioè, per me era un disco incredibile, cioè, ci eravamo in macchina sentendo gli Splatterpink e dicevamo, ma scusa, sono di Bologna, cioè. No, vabbè, devo dire, abbiamo fatto dei bei dischi con gli Splatter e gran bei dischi. Poi penso che stiamo continuando, voglio dire, poi ne parleremo. Perché oggi parliamo anche del disco nuovo degli Splatterpink che uscirà il 5 aprile, The Best of Italian Music, un esatto. Progetto strano per gli Splatterpink. Sì, è un progetto che avevo da veramente tanto tempo, cioè, forse quasi da quando ho formato gli Splatterpink avevo quest'idea di confrontarmi con della musica completamente agli antipodi rispetto ai miei ascolti musicali, quindi cioè, io ascolto prevalentemente noise, experimental, anche jazz, insomma hardcore, jazzcore, quella roba lì, e proprio la musica generalista italiana mi ha sempre atterrito, mi ha sempre fatto segnare. Cosa vuol dire generalista?
pop generalista che piace un po', che va per la maggiore, quella roba che trovi negli autogrill, oppure, ma comunque anche senza trovare negli autogrill, Ligabue per me è generalista, è generalista, cioè il corrispettivo musicale della TV di Maria De Filippi, fondamentalmente io ritengo... Qual è? Scusa. No, vai. Qual è per te la caratteristica che fa sì che questa musica piaccia un po' più a tutti e magari la musica che ascolti tu, anche che fai, per forza di cose, un pubblico più ristretto? Ah beh, quello che ci chiediamo un po' tutti, perché la gente ha dei gusti fondamentalmente così scadenti, che non vuol dire che Renato Zero faccia cagare, per l'amor di Dio, però per scadenti io intendo una musica che debba essere semplice, di immediata ricezione. Se c'è qualcosa un attimo fuori dal normale, subito viene un po' messa un po' al palo, comunque chiaramente non rientra nei gusti di quelli che sono stati definiti, debbano essere i gusti della massa, e di conseguenza vengono banditi. La musica generalista è quello che rientra, secondo me, in un contesto di massa, di massificazione, che è una cosa che riguarda non solo la musica, riguarda appunto la TV generalista e c'è anche il cinema generalista. Quindi le commedie, il cinepanettoni, quelle robe lì, secondo me è roba generalista, roba per famiglie, fanno sempre una paccata di soldi al botteghino, perché non ti stacchi la mente, hai capito, ti guardi ste cazzate qui, ti ascolti ste cazzate qua, leggi queste cazzate qui, non hai nessuna pretesa di crescita da ciò che stai assorbendo in quel momento, perché è comunque materiale che non prevede una crescita interiore in chi ne usufruisce, prevede soltanto che uno stacca la testa, si ascolta un bel pezzettino, dice un bel pezzettino, e buono, poi dopo l'ha dimenticato, subito dopo spento il computer con quello con cui l'ascolta. E ovviamente invece la musica che noi facciamo, come un sacco di altra gente, c'è la musica che va dal punk, noise, jazzcore, poi si chiamano come vuoi, non ha questi requisiti e quindi naturalmente resta di nicchia perché la gente più delle volte ha dei gusti che sono generalisti. Ale. Ma da stanotte che due coglioni devo andare a fare, devo farmi una notte? E secondo questa cosa qua di The Best of the Music, perché ho voluto fare questa cosa? L'ho voluta fare perché mi sarebbe molto piaciuto vedere che cazzo saltava fuori fra quello, la mia concezione di musica e questo materiale che appunto sta agli opposti da quello che... Chi è che c'è? Che cover fate nel disco? Ah beh, ci sono tutti più generalisti. 883, ossia. 883, che ha ucciso l'uomo ragno, Ligabue, con Badiamo sul mondo, Vasco con Asilo Republic, poi abbiamo Battiato, Ferradini, Luca Carboni. Insomma, tutta gente che io non ascolterei neanche sotto tortura, se devo dirla. E sono stato costretto ad ascoltarla quando ho deciso finalmente di mettere in piedi questo, di concretizzare questo progetto. Mi ci è voluto un tot per ascoltare tutte le varie canzoni che si potevano prestare o meno a questo giochino qua, e non è stato facile. All'inizio soprattutto ero quasi tentato di abbandonare il progetto perché non avevo bene un'idea di come avrei affrontato questa roba, volevo semplicemente che suonasse Estrema, che come tutte le cose che faccio. Però all'inizio seguivo proprio il canovaccio del pezzo stesso, quindi veniva semplicemente lo stesso pezzo, noise, un po' che noi con le chitarre distorte, però cioè, era sempre quel pezzo. C'era da destrutturare ancora. C'era da destrutturare, esatto. E mi è venuta a Cesena sta cosa, stavo canticchiandomi dentro un riff in sette ottavi. Perché ogni tanto mi no. E a un certo punto ero lì che sovrappensiero. E ci ho messo sopra il testo di Umberto Tozzi, di Gloria, e ho visto che cazzo funzionava, dico, porca puttana, ecco come dovevo fare. Così sono arrivato a casa e ho capito, mi si è aperta la testa, dovevo cambiare tutta l'impiantistica sotto quelle canzoni, mantenere soltanto ovviamente il testo, il fantasma del cantato, perché comunque sono testi che hanno una sillabatura, una metrica, e quella rimane. Anche se li metti poi in sette ottavi, ti accorgerai che il cantato fondamentalmente resta uguale, cambia la melodia, però io sono stato fortunato ad ascoltare, tra l'altro Hanno ucciso l'uomo ragno, è distrutta, però è riconoscibile. È distrutta, però è riconoscibile, perché comunque la sillabatura e la metrica di quel testo è fatto, non puoi cantarli in altra maniera che così. E quindi ho capito che quella era la strada giusta da percorrere, per cui mi sono passato un paio di anni fra analisi dei pezzi, perché devi analizzare... Due anni ci ho messo, sì, forse anche di più, qualcosa di più. Poi ho realizzato i provini, man mano che il pezzo cominciava a prendere forma, capivo quale dovevo prendere anziché questo, anziché un altro.
la canzone cominciava a prendere forma, la registravo e via così, insomma, sono arrivato con questi 13 pezzi, poi li ho proposti alla band, mm-hmm, e abbiamo cominciato a registrare, in maniera decente, in uno studio adeguato. I provini mi piacevano moltissimo, io avrei fatto uscire anche i provini, però effettivamente suonavano, insomma, molto troppo grezzi anche per me. Però già suonavano, perché qualcosa è condiviso anche sui social, erano tempo molto interessanti. Sì, certo, avevano questo suono, il fatto che le chitarre non ci siano, perché intanto ne sono successe di ogni durante la realizzazione di questo disco. Se n'è andato il chitarrista perché non ce la faceva più, era stanco, dato via in amicizia, e fra l'altro è rimasto il nostro social media manager, quindi per dirti il livello di ottimi rapporti con i quali ci siamo lasciati. Se ne è andato via il batterista, perché comunque aveva, cioè il batterista di Ligabue, aveva 3.000 impegni, poi suonava con, quindi io non potevo continuare a ritardare in continuazione la cosa, e quindi ho preferito cambiare il batterista, sì, e ho preso Ciobe. E quindi questi provini con la chitarra, non c'era una chitarra, c'era un basso che suonava come una chitarra, con un octaver, con un whammy, e forse anche la particolarità del suono di questo disco è data anche dal fatto che non c'è una chitarra, ma c'è un secondo basso che suona la chitarra, e volevo mantenere quel suono lì. Quindi quando c'è stato da sostituire il chitarrista, ho pensato che forse, se avessi voluto rendere lo stesso suono dal vivo di questo lavoro, avrei dovuto prendere un bassista. Uh-huh. E così è stato, ho preso Michele Friguglia, che tu conosci benissimo, vecchio Michi, che è una garanzia, con cui abbiamo suonato anche in un sacco di altre cose. Tra l'altro, originariamente si può anche definire un tuo allievo all'origine, voi siete conosciuti perché venne a lezione. Sì, no? Lui veniva a lezione da me, ed è il classico caso in cui l'allievo supera il maestro, secondo me. Io come bassista non ho mai avuto problemi a pensare che lui sia meglio di me come bassista, cioè quantomeno ha una destra che mi fa incazzare, cioè una velocità che non arrivo io, quindi bene per lui. E quindi poi appunto un amico ci lega profonda amicizia. Io suono bello massiccio, due bassi, sì, batteria. Sì, una batteria bella tosta. E quindi niente, questo è stato quanto. Anche il sassofonista è andato via per, diciamo, sopraggiunti incompatibilità caratteriali, e quindi ora siamo un trio, siamo proprio un power trio alla Nomis, non solo che al posto di essere basso e chitarra e batteria siamo basso e batteria. Bomba. E così, e insomma, quindi alla fine niente, mi sono scodellato, mi sono dovuto ascoltare centinaia di pezzi di musica italiana, e con i quali un po' ho fatto pace e un po' questo ascolto ha ribadito quanto questa musica italiana non mi piaccia, mi faccia cagare fondamentalmente. E niente. Tutto. Qualcuno che salvi del pop che ti piace qualcosa? Gloria di Umberto Tozzi. Gloria di Umberto. Il pezzo mi fa venire i brividi. Davvero? È bellissimo. Gloria. I misteri. Ogni tanto me lo canto sotto la gloria. Io veramente, è l'unico pezzo che mi piace veramente tanto. Il resto che vuoi che ti dica è roba che innanzitutto è anacronistica per quello che mi riguarda, cioè io sono sempre stato abituato ad ascoltare la musica del mio tempo e magari con uno sguardo un po' rivolto al futuro, ho delle grosse lacune sul passato che non mi interessa neanche colmare, a parte il jazz, e la musica italiana di questo tipo, peraltro oltre a non piacermi proprio come melodia, rientra nel passato, è anacronistica. E quindi, vabbè, non mi ricordo cosa stavo dicendo, però comunque è così, ecco. Devi riprendere. Allora. Cosa sta succedendo a Chernobyl? Cioè, hai capito che sta roba mi fa incazzare? Cioè, cosa sta succedendo? Ah, niente, che i soldati che sono andati là si sono beccati una paccata di radiazioni, ma anche perché, cosa hanno fatto? Con i mezzi e tutto quanto hanno sollevato del gran spulvrone dalla foresta rossa, cioè questa foresta che è praticamente rimasta pietrificata, come bruciata dalle radiazioni dell'incidente, ed è zeppa di radionuclidi, zeppa. E ovviamente basta un incendio, hai capito, perché questi radionuclidi si diffondano nell'aria. Ovviamente tutti i fanatici del nuclearismo, che io non sono antinuclearista, però io comunque, a differenza di questi stronzi, dico è inevitabile, purtroppo è una necessità dover avere delle centrali atomiche, però non mi squirto nelle mutande per questo. Cioè io
penso che una centrale atomica sia indispensabile, ma sia un grosso problema, neanche tanto per noi, ma quanto per le generazioni future, perché quante scorie vogliamo mettere? Niente, questi stronzi, hai capito, continuano a dire che le centrali nucleari, tutto bene, non solo sono necessarie, ma è giusto averle. Con cazzate tipo, ah, perché vedi che adesso Chernobyl si è ricreata un'oasi naturale perché non c'è più l'uomo, grazie al cazzo, però è piena di radionuclidi, e continuavano a negare l'evidenza. Oggi, vabbè, è fanpage, quindi però l'ho già letta da altre parti, che c'è invece un rilascio del cazzo di radionuclidi grosso ancora. Per cui c'è anche questa disinformazione, questa gente che dice io posso parlare perché sono, ho il master in fisica delle particelle, tu invece no, non devi stare zitto, sei un coglione, sei un analfabeta funzionale. Guarda, lo so anch'io cos'è un decadimento alfabeta, non è che, e so benissimo che cosa può portare un incidente nucleare di questo genere. Ora, io non dico che moriremo tutti, però non mi puoi neanche dire va tutto bene, come quando hanno sversato tonnellate e tonnellate, milioni di tonnellate di acqua al trizio per la cosa di Fukushima. Cioè, questi continuano a dire, eh sì, perché la diluizione, eh sì, perché la radioattività nucleare. Lo sappiamo tutti, zio, che la radioattività naturale degli oggetti c'è, ed è comunque, può essere anche maggiore di milioni di tonnellate che scarichi in mare, però questo non ti autorizza a dire va tutto bene, raga, chi dice che non è una cazzata è un coglione. No, ecco, questi mi stanno veramente sul cazzo. Quindi 5 aprile esce il disco, che si trova sia in vinile che in CD, si trova, che online. Si trova in entrambi i formati, sia LP che CD che... Su Spotify? Sì, lì ci penserà l'etichetta. Io su queste robe qua non sono molto ferrato, quindi sarà l'etichetta a proporre anche le versioni digitali sugli store digitali, con la possibilità di scaricarlo, eccetera, eccetera, con copertina e tutto quanto. Purtroppo, come dicevo prima, dovevamo partire per il tour, cioè c'è stato proprio un continuo rimando di arrivo di questo prodotto, dovuto appunto alla mancanza di materie prime. Dovevamo partire con il CD, almeno il CD e non l'LP nel bagagliaio, e invece non avremo neanche i CD perché arrivano proprio due giorni dopo E quindi avete deciso di... E quindi abbiamo deciso che lo venderemo, faremo una reception, si lascerà nome e recapito, uno pagherà e noi vi spediremo immediatamente appena... Post d'Agata. Anzi, post improved sequence, perché spero che questo lavoro di spedizione sia a carico dell'etichetta nostra, poi vabbè, se dovremmo farlo noi, Ed eccoci qua dall'underground bolognese, siamo passati all'underground savinchiese. Savignese, sì, savinchiese. Io la chiamo Savinchio, come esatto. Chiamo Bologna Bologna. Storpiare un po', però Savinchio è molto più decente di Bologna, secondo me. Una città di montanari, non mi frega un cazzo nessuno. Beh, posto incredibile comunque. Merda, spacca. Tutto bagnato, porco Dio. Aspetta, tira però qua dentro. Sì. Ecco. Com'è? Questo, attenzione lì che se lì ti bagni, ecco lì se vieni giù con la roba. Questo è il mio capannone, la mia serra. Ma è bellissimo proprio. Bello, adesso lo voglio ampliare, voglio farlo più lungo. Più lungo e più largo. Più pianto. Sto lavorando per il futuro. No, vabbè, è importante. Qua c'è il lago. Qua abbiamo il laghetto. Laghetto naturale? Sì, è un macero, e porca miseria, non l'ho mai visto. Ma così. Zanzare? No, non tante. Non tante? No, per fortuna le zanzare qui non ci sono. Ma questo rimane sempre, anche d'estate? Sì, d'estate cala molto. Madonna, però non l'ho mai visto così. È pienissimo. Qua ci sono un po' di tutto, tartarughe, pesci rossi, tritoni. Ma rocchi, ospi. Viene a pescarsi. Perché il pesce rosso fa anche cagare da mangiare. Però. Oh, volendo. Tempi di guerra. Ma vedo i tritoni. No, sai cosa? Ecco, tornando a prima, io spero che non che sia. Che non, di non dovere mai usufruire di questo posto come un rifugio. Però coi tempi che corrono, hai capito? Se dovessimo andare a finire in una guerra mondiale, se non si scaricano dei razzi nucleari addosso, che allora dove sei non fa nessuna differenza, però. Avere un posto dove lontano dalle città è... Non è male, hai capito? Allora, Vezzo, prima quando mi piacerebbe parlare un po' di argomenti vari che hanno comunque a che fare con te. Prima abbiamo citato Bologna, è capitato di parlare di Bologna. Tu comunque sono tanto tempo che suoni, hai visto tante Bologne diverse. Oh sì.
una l'hai vissuta, sei anche in un video, mi ricordo di Rai 3, sì, Gattaverdi, voglio assolutamente che venga tolto quel perché? Video, perché mi imbarazza dei livelli incredibili, è imbarazzantissimo, ma io qualsiasi cosa, io tendo, l'imbarazzo è una parte costante della mia vita, io provo sempre imbarazzo per tutto, per me stesso, per gli altri, per le situazioni, è proprio una cosa che dovrei parlare con uno psicologo, e soprattutto vedere le mie cose, risentire le mie cose, anche questa intervista qua probabilmente quando lo riascolterò mi imbarazzerà tantissimo. E quello lì però, vabbè, è il top dell'imbarazzo, cazzo, metto un po' Torino, Falco Express. Capello lungo. No, guarda, veramente è una roba orribile, orribile. Ma com'era Bologna all'epoca? Anche musicalmente. No, allora, Bologna all'epoca. Io Bologna l'ho apprezzata tantissimo fino, diciamo, alla fine degli anni 90. Cioè, sono sono cresciuto, diciamo, musicalmente nei primissimi anni 80. Sono del 66, quindi io già nell'82, 83 avevo già la mia band, cominciavo a suonare il basso, forse ho cominciato a suonare un po' prima, adesso non ricordo, tastiere, basso, avevo queste band New Wave, perché purtroppo il diktat di allora era non fate nulla, non si faccia nulla che sia un minimo personale, ma si faccia tutto quello che proviene dall'estero, quindi c'erano cloni di tutti i tipi, del punk, cloni di band punk, cloni di band New Wave, quindi tutti eravamo un po' dei tutti. Io sono riuscito a scrollarmi, a togliermi da questo pantano abbastanza in fretta, probabilmente è una questione caratteriale, non mi andava di replicare Robert Smith o Ian McCulloch, ce l'ho fatto per un po' di tempo ed è imbarazzantissimo vedere le foto di e però per fortuna insomma mi sono cavato dal cazzo da sta roba e ho cominciato a fare roba diversa, prendo tutto quello che ho ascoltato e me lo rifrullo e ho anche una mia idea sulle basi ritmiche come dovrebbero essere. A me sono sempre piaciute le cose complicate, le cose complesse, le a scatole cinesi, gli ingranaggi ben oliati, le cose storte che però funzionano, ecco, ed è una cosa che ho messo in pratica anche nella musica, cioè mi piace anche di isteria, di nervosismo, l'utilizzo di tempi strani, di tempi spaccati, spezzati, dispari, del genere. Ho cominciato con questa roba qua formando gli Splatter Pink. E a quel tempo Bologna, vabbè, la New Wave era morta, quando io ho formato gli Splatterpink stava morendo, c'era stato un crollo della New Wave, come tutte le cose finiscono, e c'era stato questo periodo che a me però ecco, non piaceva moltissimo di revival beat, della psichedelia, roba del genere, quello non è mai stato troppo nelle mie corde. E vabbè, io ho continuato con gli Splatter a farmi... Un revival beat, fine anni 90? No, fine anni 80. Fine anni 80, fine anni revival beat? 80 c'è stato, diciamo nell'87 la New Wave ha cominciato a crollare proprio e abbiamo cominciato ad assistere all'arrivo di queste band che si facevano la psichedelia. Questo per un po' più giovane di te come me sembra impossibile. Non lo sapevi? Un revival beat a Bologna no. Come? Vabbè, nel momento in cui sono nati gli Avvoltoi. Ok, c'è solo quello lì, solo quel gruppo, ce n'erano altri? No. Beh, c'erano tutti i gruppi che si facevano al garage e al beat, quindi Not Moving, mi ricordo, non so se sono stati sui nomi, non mi proprio bene, ma eravamo veramente sommersi da band che facevano revival garage beat e al contempo la musica new wave era completamente scomparsa quasi e si stava sostituendo l'hardcore. Ovviamente io ero molto più attratto. Che gruppi ti piacevano l'hardcore dell'epoca? Beh, Negazione assolutamente, poi vabbè Dead Kennedys, ma quello che mi ha veramente cambiato la vita è stato un concerto dell'87, se non vado errato, dei Rolling Stones, dimmi che scuola non scende adesso, all'Isola del Cantiere. Io vidi questa roba e dissi porca troia, questo è quello che voglio fare, ma come, cioè, puttana madonna, potentissimi, cioè ovviamente non decisi faccio in un mio snow, però diciamo che la strada era quella da seguire, era quella lì, e quindi da lì in poi comunque cominciò tutto un appassionarsi a questo mondo hardcore. Al contempo stavano venendo fuori anche musica proprio veramente nuova, di frontiera, chiamiamola John così. Zorn. Esatto, parliamo di John Zorn, parliamo dei Naked City, dei Mr. Bungle, nei primissimi anni 90, del 89-90 cominciò questo rinascimento della musica, secondo me, che durò poco, 5-6 anni, poi fu sostituito dai DJ, dell'elettronica, peccato, però in quei 5-6 anni lì venne fuori il mondo, ed era tutta musica che era totalmente nelle mie corde, Victims Family, appunto, i nomi Snow che continuavano
di Primus, di tutto, c'era John Zorn, Kid City, Miniatures di Tim Burns, c'era tantissima roba anche dal punto di vista della sperimentazione, del frullare generi tipo il New Jazz di Steve Coleman, andai giù di testa con, quando conobbi Steve Coleman, impazzì letteralmente, perché vabbè, già avevo un'infarinatura di jazz ma non eccessiva, però quello mi spinse ad affrontare proprio questa carenza che avevo nel jazz e andarmi ad ascoltare anche i grandi classici e apprezzarli. Insomma, poi vabbè, dopo ci fu l'elettronica, ma un'elettronica abbastanza becera secondo me, perché si parlava di DJ che facevano finta di suonare, in realtà giocavano a Mae Young mentre poi c'era, mettevano la carta, il solitario, intanto c'avevano il solitario lì. Poi vabbè, insomma, dopo ok, e da lì io ho continuato, questo è stato più o meno il mio background. E di Bologna che ti devo dire? Bologna purtroppo... Adesso com'è? A parte che adesso poi magari faremo io, vedere un po' dove abiti. Stancato, io da Bologna sì, io mi sono staccato, è un eremo, io abito qua a Savigno, da Bologna mi sono staccato circa una quindicina di anni fa, non la frequento più. L'ho frequentata sempre meno da quando ho comprato questa casa qua, un po' la lontananza, un po' perché mi ero anche un po' rotto le palle di Bologna. Che Bologna è una città, secondo me, un po', posso usare un termine forte, un po' patetica. Beh. È un po' patetica perché tende a sacralizzare tutto, no? Tutto ciò che è bolognese lo sacralizza e non pensa minimamente all'andare avanti, pensa a mantenere una conservazione con il passato, no? Cioè, voglio dire... gli Schiantos, ok, gli Schiantos, benissimo gli Schiantos, però siamo ancora qua a parlare degli Schiantos come di qualcosa che ci sia piovuto dal cielo, ma sì, bello, monotono, poi gusti personali, per l'amor di Dio, però cioè, non ha senso ancora stare a piangere sopra questo, no? Così come non hanno senso, secondo me, scrivere 3.000 libri sul rock bolognese o sul punk bolognese, cioè, voglio dire... Dai, chi cazzo se ne frega del punk bolognese? Cioè, giusto quelli che ci hanno fatto parte, anch'io ne facevo parte, non ero un punk, però li conoscevo tutti, ma non sto lì aggrappato a questa cosa del punk bolognese, sì. Incensandola, sacralizzandola, come se fosse chissà cosa. Cioè, non c'è stata una vera e propria scena per te dici punk? No, la scena c'è stata, però una scena fondamentalmente di gente che riciclava ciò che gli veniva proposto dall'estero. Cioè, non era gente che diceva prendiamo il punk e il gruppo di Bologna che ti piace. In Onion Snow, ecco, cioè un gruppo come in Onion Snow, nessuno l'avrebbe mai potuto fare, sai perché? Perché non erano abbastanza punk. Cioè, la logica del punk a Bologna. E sapevano suonare. È perché sapevano suonare, probabilmente, perché va detto, mi dispiace, però facevano tutti un po' schifo il cazzo a suonare il punk. Perché vabbè, quella era la caratteristica. Beh, no, la caratteristica. Infatti il punk insegnava sta cazzata qua, cioè che tu non devi suonare bene, devi suonare di merda. Va bene che eravamo tutti traumatizzati da quella massa di merda che è il prog che ci arrivava, che lì, vabbè, la tecnica era portata praticamente lì sopra, c'era prima la tecnica e poi tutto il resto, non importa se facciamo dei pezzi che fanno schifo al cazzo, suonano barocchi, no, noi dobbiamo far vedere che sappiamo suonare a manetta, le tastiere, cioè è già quello... Era un trauma per chi voleva. Questo penso che sei tra i pochi, ne abbiamo già parlato, che odiamo veramente il prog come genere, anche a me non piace per niente. Quindi io capisco questo rigurgito che è arrivato, no? Di dire merda, sti qua, sti gruppi di fricchettoni mezzi pelati con le braghette che suonano così, ha rotto il cazzo, facciamo il punk. Benissimo. Però io penso che poi mantenere una conservazione di questo genere e fare tutto esattamente dalla prima all'ultima lettera di ciò che ti viene proposto e snobbare tutto ciò che vada un po' di fuori sia veramente una roba da perdenti per chi vuole essere un musicista. Io me la ricordo bene questa cosa, perché io non ero fra quelli che ascoltava punk, io ero fra quelli che ascoltava già roba che nessuno ascoltava, Gang of Four, XTC, che sono gruppi conosciuti da tutti, però era roba new wave. E mi ricordo che i punk, gente che adesso invece pubblica con le lacrime da vitello i pezzi degli XTC o dei Gang of Four, però a quel tempo dicevano no, ma dai, che cazzo ti ascolti, sta roba fa cagare, devi ascoltare UK Subs. Ma che UK Subs, porca o peggio ancora facciamo i Raff Punk, ma dai cazzo, cioè voglio dire, bene i Raff Punk, tutto quello che vuoi, ma un minimo di idea di innovazione, cazzo, niente, Bologna, e io non so se riguardi anche le altre città, io si parla di Bologna. Però Bologna in realtà è una città famosa per la musica, se ne parla tanto, come se fosse stata una particolare isola felice, adesso città UNESCO della musica. Sì, adesso è una grandissima cazzata, secondo me. Questo è pesante, cioè per me... Sì, le cose belle ce ne sono fortunatamente a Bologna, ma città UNESCO, cioè le altre sono messe musica, male. Della musica, no, ma infatti, cioè, vabbè, siamo in un paese in cui c'è Bologna, e poi cioè, è chiaro che Bologna rispetto a Crotone o ad Avellino o anche a Vercelli, no? Cioè, qualsiasi, cioè,
sia sicuramente, se lei culturalmente, grazie al cazzo, è una delle città più grandi d'Italia, sì. Quindi se non viene fuori qualcosa da lì, da Milano o da Roma, allora voglio dire proprio buona, diamogliela su. Sì. Però da lì siamo la città, siamo il paese, la città UNESCO della musica, è semplicemente ridicolo, ridicolo, perché comunque Bologna sì, ha avuto delle buone band, anche, ma niente che valga la pena di essere ricordato in questa maniera, comunque celebrato e sacralizzato in questa maniera. Sono band come l'acqua che passa sotto un ponte, va bene, non è che devi stare lì a cercare di prendere quest'acqua che è passata sotto il ponte e riportarla perché devi bere quest'acqua, perché quella che arriva dopo. Beh, però senza. Per esempio gli Splatter è un gruppo che secondo me rimarrà forse. E infatti noi siamo sempre stati degli outsider a Bologna. Voi suonate pochissimo a Bologna, cioè sì. Avete suonato, però alla fine sì, abbiamo suonato parecchio negli anni 90, che era il periodo proprio di massimo fulgore per noi, abbiamo suonato tantissimo sia a Bologna che fuori Bologna, ma comunque Bologna ci ha sempre trattato come degli outsider, cioè nel senso che non siamo mai stati comunque minimamente interpellati, tipo se c'era un festival da fare sì. In Piazza Maggiore, roba del genere, noi non c'eravamo, non chiamavano altri. Ma a me non me ne frega un cazzo, mi va benissimo questo, anzi io non voglio la cosa che mi farà incazzare di brutto, se domani dovessi dipartire in tempi... Cioè, non vuoi la statua? No, cazzo, se qualcuno mi fa una statua, cazzo, lo vado a tirare per i piedi, sono sicuro che nessuno farà mai una statua e va bene così. In marmo, ma siccome c'è questa cosa, no, da sciacalli, da voltoi, di non cagare le cose fiche che hai fin tanto che uno dei membri non è morto, allora ecco, mettiamoci d'accordo subito, cioè io non ne voglio un cazzo di sta roba, se mai a qualcuno dovesse venire in mente. Cose che belle che mi sono successe durante il lockdown. In pratica molti si sono lamentati, ed io pure, che non si faceva niente durante il lockdown, si suonava poco, ed è vero, si suonava veramente molto poco in lockdown. Mm-hmm. Però nel mio caso ho pubblicato tanta di quella roba più di quanto non ne abbia pubblicata negli anni precedenti, nel senso che in un anno è uscito un'etichetta, la Sonic Belligeranza si è presentata da me e diceva: senti, guarda, perché non ristampiamo il primo demo degli Splatter Pink? Ma mi ha fatto un gran piacere, ho detto certo, a vostro piacimento fate quello che volete. Gli ho anche fatto una canzone, gli ho messo una canzone in più rispetto all'originale, che ho registrato appunto durante il lockdown. Come si chiama? Dromedario, che era un hit degli Splatter Pink, prima formazione. Questa è proprio quella con la primissima formazione, io, Metello ed Alistair. Spacca comunque, eh? sì, dopo questa te la lascio. Poi sempre Sonic Belligeranza si è offerta di produrci questo 45, primo 45 mai fatto da me, mai prodotto da me in vita mia. Mm-hmm. Con Lele Gaudì, che è un mio carissimo amico, ci conosciamo da quando eravamo... Gaudì è uno famoso, più serio. Sì, lui ha fatto la cosa migliore di tutte, lui ha avuto le palle a 18-20 anni dire vaffanculo l'Italia, per le ragioni di cui si parlava prima, e me ne vado a Londra, e ha fatto bene, è diventato un produttore famosissimo. Ha fatto anche X Factor, poi mi ricordo. Ha fatto X Factor, il vocal coach, a fianco di Morgan, sì. Nell'edizione di Morgan. Vabbè, noi ci conoscevamo da tempi non sospetti, quando ancora io ho cominciato a suonare con lui, abbiamo cominciato a suonare praticamente insieme le tastiere. Avevamo appunto in piedi questo duo che si chiamava Paranoise, in cui in una notte registrammo nella mia cantina 40 brani, poi questo tape venne perso. Insomma, la storia arrivò alle orecchie di quelli di Sonic Belligeranza, che ci dissero: ma perché non fate due pezzi di Paranoise, non vi riformate in maniera estemporanea così per fare un 45? E l'abbiamo fatto ed è venuto fuori questo, che è un spettacolo, un ottimo lavoro. Mi ha fatto un gran piacere collaborare con un amico. Ma che genere è? Elettronica estrema. Noi a quel tempo con i Paranoise, quando avevamo 14 anni, andammo giù in questa cantina con dei sintetizzatori e una drum machine, eravamo letteralmente fulminati dal suono della Ralph Records, quindi Residence soprattutto. L'idea era quella di emulare un po' i Residence, e venne fuori questo prodotto delirante che non è presente qui. Uno di questi pezzi originali è entrato a far parte di una compilation di gruppi New Wave dell'Emilia Romagna degli anni 80, e successivamente appunto Sonic Belligeranza, che ha ascoltato questo pezzo, si è detto disposta a produrci un 45, e abbiamo fatto due pezzi ex novo io e lui da remoto a ping pong, ci spedivamo i file. Non ultimo, poi neanche un anno dopo, quelli di Improved Sequence, cioè Gianluca Cerri e Jonathan Clancy, come dicevo prima, quelli che ci hanno poi
successivamente prodotto anche The Best of Italian Music, nella loro opera di recupero di band che da loro sembravano meritevoli, quindi anche gli Splatterpink, ci hanno chiesto di ripubblicare il nostro primo CD, che era uscito solo in versione CD, però loro in vinile, perché sono specializzati in vinile. E per me è stata una bellissima cosa, proprio che non poteva mancare. Allora sono quelli che hanno quel negozio di dischi, quando entra Freak Out, vendono tutti quei vinili, quello è diciamo lo store del Freak Out, però realtà loro hanno un punto vendita in Cirenaica, in via Bentivogli, hanno aperto un negozio di dischi, un piccolo negozio di dischi in cui vendono la loro roba più altra roba. Ah, ok. In via Bentivogli, sì, adesso il numero civico non me lo ricordo. Beh, Freak Out comunque è una realtà molto interessante. Freak Out è una realtà che, grazie a Dio, c'è. Che Bologna dovrebbe avere, perché si discosta un po' come visione, un po' da tutti i club un po' più pattinati di Bologna, nel senso che loro fanno proprio suonare in un bugigattolo di 50 metri quadrati, sì e no, fa suonare tutti con un'assistenza tecnica ottima, e ti fanno suonare band che non avresti mai visto altrove. Cioè, io ho visto Chrome, che sono stati una delle band per le quali io sia mai stato intrippato ai massimi nella mia vita, e loro me li hanno fatti vedere, quindi diciamo erano vecchiotti ormai, eh? Vecchiotti. Ma sì, è rimasto soltanto Ilios Creed, perché Damon Edge è morto, e quindi uno che era uno dei due cofondatori dei Chrome. Però sì, ma al di là di quello, lo show non è stato particolarmente eccesso, perché erano un po' bolliti, lui era un po' bollito, infatti poi è un personaggio un po' particolare. Però cazzo, sentirmi fare Third From The Sun, The Need, pezzi che io ho amato alla follia lì dal vivo, per me è stata un'esperienza incredibile, incredibile proprio. Quindi lunga vita al Freak Out, al di là del fatto che con noi oltretutto siano sempre stati molto carini, ci hanno sempre permesso di esibirci, hanno fatto questa cosa, The Best of Italian Music, ma anche al di là del nostro rapporto personale, è veramente un club che piangerò se mai un domani dovessero dismetterlo. Il sindaco di Bologna, Gianni Lepore. Nicola Lepore. Dai, lui si sia serrandiato dentro il palazzo del comune con degli ostaggi e minaccia di darsi fuoco. Sta rivendicando, da quello che è scritto qui, sì, insomma, cioè vuole rifare da capo il People Mover. Dice che siamo tutti gli stronzi perché non abbiamo capito il progetto. Però sociale. 20 anni fa, Soccia, alla bolognese, 20 anni fa, il link, il livello, facevano un po' la differenza. Sì, perché eravamo in quegli anni di rinascimento musicale, quelli che io chiamo gli anni del rinascimento musicale, che vanno dall'89 al più o meno al 97. Prima c'era, 97. Da che anni i centri sociali a Bologna? Ma penso dall'87 più 87. O meno, da quello che mi ricordo, 86-87, e lì è cominciato veramente, forse anche i centri sociali hanno dato una bella spinta, sopra, da quel punto di vista di innovazione, appunto, quello che mancava, che è sempre mancato a sta cazzo di città, no? L'innovazione, premiare qualcuno che innova invece che metterlo al palo, come normalmente succede. E in quegli anni effettivamente sembrava che si andasse in quella direzione, c'erano il Massimo Volume, le Mumble Rumble, c'erano un sacco di belle band. Anche le Mumble Rumble, un gruppo storico. La storia della Scandella, che era fantastica, sì, che promuoveva, ma è stato veramente un periodo molto breve. Poi contento per tutti quei gruppi che sono riusciti a mantenere il loro status, come appunto il Massimo Volume, che se lo meritano soltanto, noi che siamo riusciti a sopravvivere, e quindi mi auto premio da quel punto di vista. Altri come al mio posto avrebbero detto: oh, fanculo, mi compro, vendo il basso, mi compro un bel abbonamento a Sky e mi guardo le partite del Bologna. Come sei, anche altro mi guardo, dai, quello tormenta Sky. No, insomma, periodo che è durato poco, però ha prodotto cose belle, ma però diciamoci anche un'altra cosa. Queste cose belle che sono state prodotte, adesso non vorrei ricordare male, in molti casi non era da parte di gente di Bologna. Erano tutti fuori sede, studenti che venivano da fuori, che magari avevano tutti le palle. Un pelo più qua, così non ci siega la testa. Scusate. Scusate. Di raffreddore. Niente Covid, perché l'ho già preso. Quindi non voglio farne un ragionamento geografico, o peggio ancora, qualcuno potrebbe dire sei autorazzista nei confronti dei bolognesi. Però direi che molte delle cose buone che sono venute fuori da Bologna siano d'opera di gente che non era di Bologna. E questo lo dovrebbe dire la dice lunga, secondo me, su quello che è la concezione del bolognese medio di come deve essere la cultura. Poi ci sta tutta questa puttanata della città UNESCO, che vabbè, fondamentalmente l'amministrazione di Bologna è sempre stata un'amministrazione così, gente che se lo ciuccia da solo.
quindi se la racconta, se la canta, se la balla da solo, insomma, quindi vabbè, sono quelle cose che lasciano il tempo che trovano, ma chiunque con un minimo di intelletto si fa un giro per Bologna e dice cos'è il cazzo della città della musica, chi, cosa, che basta soltanto che te ne vai con una chitarra sotto i portici, arrivano i vigili a farti una multa e sequestrarti la chitarra, cioè dai, sì, sono d'accordo, che vanno a fare in culo. Sono d'accordo. Purtroppo mi vergogno tantissimo di essere così dipendente, culturalmente intendo, dalla cultura americana, lo siamo tutti. Cioè, quindi ascoltare musica americana, leggere libri americani, vedere film americani. Sicuramente dal punto di vista musicale, letterario, sono, sì, c'è poco da dire, hanno dettato un'agenda anche in quello e sì, se lo meritano, perché abbiamo parlato appunto di gruppi americani e su gruppi che spaccano il culo. Però mi vergogno profondamente di questa nostra sudditanza, perché ritengo comunque, al di là di quello che hanno culturalmente prodotto, io lo ritengo veramente un popolo deleterio, un cancro di questo mondo. Quello che hanno fatto dal 48 in poi, vabbè, sotto gli occhi di tutti, di chi lo vuol vedere, perché appunto molta gente non lo vede, molta gente anche oggi con il conflitto in Ucraina e in Russia sta a pensare a dare la colpa agli ucraini o ai russi, ma non nessuno che dica ragazzi guardate che questa qua è stata benzina gettata dal fuoco, as usual, dagli americani, perché volevano la NATO che arrivasse sempre più vicino. Questo non lo dice nessuno, se lo dici diventi un fascista, allora andate tutti a fanculo, io non farei mai un concerto per dare sostegno a uno o all'altra penso parte. Che parteciperò l'unico è una... concerto, bisogna proprio camminare in punta di piedi, no, è difficile. Guarda, io l'unico concerto a cui darei la mia adesione, a cui parteciperei, è il concerto che promuove l'uscita dell'Italia dalla NATO. E quello lo faccio anche pagando, cioè, dici, Diego vuoi suonare con gli Splatter, lo facciamo qua, però devi no ma sì cioè, se... auto-organizziamo, vai cazzo, sai che sarebbe una fantastica da soli, 40 un palchetto di merda con i nostri gruppi messi, e poi facciamo il concerto di l'uscita della NATO, raccogliamo 30 euro esatto. E poi li mandiamo, mandiamo a chi? Non lo so chi è che vuole uscire dalla NATO, qualcuno. Adesso non va di moda, adesso sono tutti pronato. Sì, ma perché non capisco un cazzo, dai, adesso non c'è poco da fare. C'è poco veramente da fare. Vecchio, parliamo un attimo anche dei social. Questo mondo che... Cioè, penso veramente che il profilo di Diego sia uno dei motivi per cui uno... Adesso, ultimamente, per una serie di cose, non sono riuscito a frequentarlo tanto. Ah beh, per forza, sono bannato da un mese che... Cioè... Ma hai detto che ti hanno bannato? Ma quante volte ti hanno bannato ormai? Non ne conto più, una ventina di volte, forse di più, cioè, come dicono, molto ban, molto onore. Molto ban, molto onore, so che abbiamo, non svegliamo qual è il profilo che ti permette di... No, ma mi sa che mi ha bloccato pure la... Pure quello! Sì. No, mi fa incazzare una cosa, allora, cioè, io non sopporto questa cosa del fatto che... Innanzitutto, è divertente usare i social, Facebook, tu sei uno di quelli che dice Facebook... All'inizio mi divertivo, adesso guarda, tipo, questo momento di ban mi ha fatto riflettere molto, cioè vedo un sacco di gente appunto prendere posizioni su delle cazzate incredibili, a cominciare dallo schiaffone di Will Smith, cioè che sembrano le vecchie che tipo commentano i gossip tipo Eva Express, Novella 2000, cioè siamo a quel livello lì, poi sono gli stessi che danno dei boomer agli altri, peraltro, vabbè. Vedo tutte le cazzate enormi che vengono dette sull'Ucraina, sulla non pericolosità delle centrali atomiche bombardate, roba di questo genere, e ti dico che sono molto lieto di non poter partecipare a questo tipo di discussioni. E quindi credo... bannato leggi ma non puoi scrivere. Sì, leggi ma non puoi scrivere. E la lezione che ti dà è quella che pensa 5 minuti prima di pubblicare quello che stai scrivendo. Mm. Ed è una cosa che penso che comincerò a utilizzare, forse non so neanche se mi interesserà più partecipare attivamente anche a commentare queste cazzate. No, perché... cazzo, no! Ce ne sono alcuni storici. No, perché? Sì, no, quello è vero, ci si diverte, mi sono divertito, ma a volte mi diverto ancora, anche se più l'amarezza adesso che a leggere certe cose veramente ti subentra un senso di amarezza incredibile. Ma la cosa peggiore, secondo me, è che una persona abbia dotato l'umanità di uno strumento ormai fondamentale, come un social, come Facebook. E questo social ora venga utilizzato per veicolare un pensiero unico, pena il ban. Perché sono stato bannato? Tanto per dirtelo. Sono stato bannato perché l'ultimo post, che è stato segnalato, è un post in cui mi auguravo che se il nostro governo avesse dovuto trascinarci in una guerra, e invece di andare al fronte come tanti stronzi, io mi auguravo che la gente marciasse verso Montecitorio, verso coloro che ci avrebbero portato in quella guerra e li avessero sterminati.
comunque avessero fatto quello che da almeno 30 anni che bisognerebbe fare con questo governo. E lì è arrivato il ban. Allora io dico, qualcuno ha segnalato? Qualcuno ha segnalato sta roba. Cazzo, cioè, questa è un'opinione che secondo me non dovrebbe essere segnalata, perché potrà essere forte finché vuoi, però non è offensiva nei riguardi di nessuno e offre, secondo me, anzi, invece, forse l'unica soluzione che potrebbe essere in grado di portare la pace, cioè ribellarsi a coloro che ci stanno portando in guerra. Io non vedo che cosa ci sia, a parte la forma, di sbagliato in questo discorso. Cioè, non credo che sia equiparabile a uno che dà del negro, che dice negri di merda. Allora io li posso essere anche d'accordo, sì. Dici negri di merda, che cazzo, cioè sei un razzista di merda, è giusto che ti si banni. Però anche lì, fino a che punto noi possiamo accettare di bannare tutto ciò che noi non riteniamo consono con noi? Cioè, ovvio che anche io bannerei uno che scrive negro di merda, però poi dopo succede che chi scrive negro di merda, quello stronzo lì, si riflette poi anche su di me. E tutto il sistema di ban e di accettazione o meno di quello che può essere o non può essere detto, poi va anche a ricadere su dei concetti che possono essere sacrosanti, come quello di dire marciamo verso quelli che ci stanno portando in guerra, non di The Best of Italian Music. Fra l'altro, The Best of Italian Music all'inizio pensavo proprio di cambiare nome alla band, cioè non chiamarci più Splatterpink, ma chiamarci proprio The Best of Italian Music, secondo me era fantastico. Ma... il massimo della tronfieria. Che non poi, sto vabbè, la mai. Dopo abbiamo deciso di mantenere Splatterpink per questa volta. E così, insomma. Allora, lì c'è una chicca. Ma che ancora t'hanno bannato e non è ancora stato fatto. Purtroppo no. Spiegaci cos'è The Mike Buongiorno Show? Mike Lolgiorno Show. Lolgiorno Show. Mike Lolgiorno and Sting Show. And Sting Show. Sono una serie di vignette del cazzo che mi è venuto in mente. Non so perché ho tirato in mezzo Sting, ma perché proprio come dicevamo prima. L'idea di tirare in ballo gente che non. Boh, che non si qua c'è una storia, ma di cosa. Allora, praticamente c'è Michael Olgiorno che dice: buonasera, anche Sting è venuta la Lopè. Bah! Lo so da me, Dio porco, allegria. Cos'è questo? Ma perché tu non hai mai letto? No, ne ho visti. Lui è Sting, però è venuta l'alopecia, vedi che adesso è tutto scheracchiato. In generale, io Sting lo rappresento con uno scarabocchio, che potrebbero essere appunto peli o roba del genere, e invece qua appunto gli è venuta l'alopecia come alla moglie di Will Smith. E visto che appunto si rifà a tutta questa rottura di coglioni che tre giorni che cosa ne pensi tu di Will Smith che ha tirato una sberla a Chris Rock? Non ne penso assolutamente niente, penso che però tutti questi milioni di persone che stanno commentando sta roba mettendosi a favore dell'uno dell'altro mi ricordano quelle vecchie che facevano ogni lunedì mattina la fila davanti al giornalaio perché usciva Novella 2000 ed Ev Express e si fermavano lì dal giornalaio a commentare e le ultime cazzate che leggevano su appunto sti giornali di merda, di gossip. Ecco, il livello è lo stesso. Il bello è che poi sta gente che commenta queste cazzate qua è quella che poi ti dà del boomer se tu per qualsiasi cosa, hai capito? Cioè, cazzo, ti comporti come l'ultima delle vecchie, e lo dico con cognizione di causa, perché io il lavoro più bello che ho fatto prima di fare l'educatore con l'emarginazione sociale adulta era il rilevatore di dati di vendita presso le edicole. Io arrivavo dalle edicole, avevo un mio giro di 80 edicole, ogni mattina andavo lì con la mia carpetta, dovevo vedere quante copie di Novella 2000, Ev Express, Oggi, Gente, Viaggi Motori, quelle cazzate lì erano state vendute. Se un'edicola era zero, dovevo andare dall'altra edicola, chiedere al giornalaio che ne aveva in esubero di darmene due copie, così la portavo all'edicola che non ne aveva. Insomma, è un lavoro si chiamava di livellamento, è un lavoro divertentissimo, proprio bellissimo, si guadagnava anche un pacco di soldi, infatti ce l'hanno tolto, ce l'hanno segato come servizio, perché è un servizio che non rendeva più di quello che spendeva. Però appunto vedevo le dinamiche delle vecchie, perché appunto poi io mi occupavo di sti giornali del cazzo qui, e le dinamiche uguali sono identiche alle dinamiche che si stanno sviluppando adesso sui social per chi tiene per Will Smith o per quell'altro che non lo so, John Rock. Chris Rock. John Rock. Beh, lui. Allora, 20 minuti Condattore è un prodotto totalmente delirante che si rifà appunto alla mia totale insofferenza di quello che è, chiamiamo, il politicamente corretto. È uno show radiofonico, un finto show radiofonico. Sono 20 minuti che in realtà non sono mai 20 minuti, ma sono 12-13, in cui c'è questo personaggio, questo mio alter ego, che è appunto Orlando da Torre, che è una specie di giornalista musicale che non capisce letteralmente un cazzo e non sa niente di musica, però è stato
per un misterioso motivo mandato in questo studio radiofonico a parlare, perché sennò gli tolgono il reddito di cittadinanza. Cioè, fondamentalmente la storia è questa. E lui si barcamena con degli ospiti improbabili, fare interviste, ed era nato all'inizio come un veicolo per promuovere i pezzi di The Best of Italian Music. Infatti all'interno di questo show delirante radiofonico ci sono i pezzi di The Best of Italian Music. Però mi piaceva talmente tanto, mi è piaciuto talmente, mi sto divertendo come uno stronzo a farlo, cioè rido proprio da solo, mi piace ridere, quindi se una cosa mi fa ridere, che sia soltanto a me, la devo fare. E da attore mi fa ridere veramente tanto, anche mentre la faccio. Quindi ho deciso di continuare il format, di continuare a farlo. In realtà la cosa era nata perché c'era questa radio di Bologna, la radio dei ciechi, che voleva, era un po' dismessa e voleva rifare il suo, rimettere sul palinsesto. Un mio carissimo amico che si occupa di radio, cui era stato affidato il palinsesto, di ritirare su sto palinsesto per questa radio dei ciechi di Bologna, mi aveva chiesto, visto che sapeva che io ai tempi facevo una trasmissione che si chiamava L'ora di Icio, ma tantissimi anni fa, L'ora di Icio, ma milioni di anni fa la facevo, prima degli splatter, mi sa, qualcosa del genere. Allora fa, perché non mi fai un programma su Bologna? Dico, Bologna, ma di Bologna me ne frega un cazzo, di Bologna. Poi mi è venuto in mente, potrei fare questa cosa, potrei fare come se Eric Endre, che è uno che è uno showman, un comico che io apprezzo tantissimo, invece che uno show televisivo avesse soltanto uno show radiofonico. L'idea, quindi, un delirio di questo genere. E ho fatto la prima puntata. A questa mia amica è piaciuta tantissimo, però quando è andata a proporla ai Regas della radio, i Regas della radio ha detto no, adesso non si può fare, perché è troppo estrema. È carina, ci piace, cioè, ci ha fatto ridere, ma non potremo mai fare una cosa del genere. A quel punto ho detto, ma vabbè, vaffanculo, lo utilizzo come veicolo per l'uscita di The Best of Italian Music, mi apro un canale SoundCloud, lo faccio lo stesso e amen. E adesso sto continuando a fare questa roba che appunto pubblicizziamo. Voi andate su soundcloud.com, digitate 20 minuti con Da Torre e vi appaiono le prime 4 puntate. Adesso sto lavorando alla quinta e buon divertimento se ce la fate. Bravi, complimenti, bravi. Adesso che mi hanno tolto 50 euro del reddito di cittadinanza, immagino che siate tutti contenti. No, beh, bravi. Che poi lo so che è stato Landini per la cosa dell'altra volta, cioè non è che sono scemo, so anch'io queste cose, cioè immagino. Per amore, torno giù con classe, debut. Ok, allora buonasera, io sono Orlando Da Torre, il giornalista musicale, sono qui a questa radio perché mi hanno detto che devo fare un programma lì, un programma sulle cose di Bologna, e io gli ho detto, ma a me di Bologna non me ne frega un cazzo, non è che non so niente di Bologna. Loro invece hanno detto, eh no, però devi fare lo stesso perché sei stato estratto, se no ti togliamo il reddito di cittadinanza, insomma, queste menate qua, ecco. Bene, abbiamo qui in studio con noi un ospite eccezionale che ha accettato incredibilmente di farsi intervistare da una piccola emittente come la nostra, e niente, abbiamo qua in studio Lucio Dall'Aldilà, e lo stiamo contattando tramite tavoletta USA e quindi... Bella Lucio, come stai? Ci sei? Se ci sei, batti un colpo. Mi sa che abbiamo sbagliato evocazione ed è arrivato Pazuzu invece di Lucio Dall'Aldilà. A questo punto possiamo anche fare due chiacchiere con Pazuzu, sempre che lui sia d'accordo, visto che è già qua in studio. Va bene, visto che siamo in tema, allora possiamo chiedere subito se hai notizie di Lucione, come sta, come butta, lassù, laggiù. Magari vi beccate, tu sai se ha fatto qualcosa di nuovo, sta componendo. Boh, hai notizie? Tempo. Ma direi che possiamo ricordarlo come uno dei suoi più grandi successi, visto che stiamo parlando di lui, qua il suo disco, uno dei suoi dischi. Premetti la mia. No dai, andiamo ad ascoltarci questo pezzo, disperato erotico stronto. No, però dai, ci mettiamo meno tempo comunque ad ascoltare questo pezzo, piuttosto che a fare tutto questo casino qua.
da lì se qualcuno vuole portare un bicchiere d'acqua al signor Pagliuso, magari una calmata. Allora, disperato Rotico Stomp, di Lucio dall'aldilà. Per promuovere The Best of Italian Music, ma è diventata una roba totalmente svincolata da The Best of Italian Music. Continuerò a mettere i pezzi di The Best of Italian Music, ma continuerò comunque a farlo anche dopo la promozione. Voglio far incassare più gente possibile, guarda.